L'approvazione della Carta dei diritti del lavoro digitale di Bologna, fortemente voluta da Bologna Riders Union, è un atto politico importante perché dimostra innanzitutto che la forza lavoro esiste nel capitalismo digitale, che esistono i diritti di questa forza lavoro che sono economicamente sostenibili e politicamente centrali rispetto a quella che è la condizione del lavoro oggi, iperprecario, sottopagato, tendenzialmente gratuito. È un atto in secondo luogo decisivo per dimostrare che la nuova forza lavoro è capace di immaginare diritti, principi e una nuova forma di vita a partire da una condizione di lavoro particolarmente sfruttata ma soprattutto invisibile. È una carta dei diritti del lavoro digitali, è un atto politico perché rende visibile l'invisibilità della forza lavoro sulle piattaforme digitali che la considerano non solo invisibile, ma la considerano come un hobby, uno sport, una collaborazione occasionale fatta da persone che in fondo non hanno bisogno di lavorare, ma di integrare il proprio reddito perché di per sé sono ricche, sono delle imprenditrici di se stesse. È un punto potenziale di svolta rispetto al discorso dominante sul lavoro molto importante. Si tratta di non limitarsi a una singola vertenza, ma di comprendere questa vertenza nella sua generalità politica e non solo giuridica.